Cari amici rivali di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno e buon martedì a tutti, amici. Allora, figli miei, prima di iniziare, io vivo e sempre insieme ai miei capelli, sponsorizzazione capelli ovviamente, mi trovate su Instagram, Alex Restelli. Ieri abbiamo fatto quasi 50 iscritti nella live, grandissima live ieri sera. Stasera ripropongo, tempi lockdown, ripropongo Rasta Quiz stasera. Indi per cui tutti collegati che stasera facciamo un Rasta Quiz. Cosa consente? Tre domande, cioè tante domande. Chi arriva primo a tre si vince la chiamata con il Rasta, perché ancora non mi conosce. Prima che vinca qualcuno che non mi conosce. E se vuole facciamo una chiamata. Questa è la prima idea che mi è venuta. Se no, la seconda idea, che devo trovare il modo, che non ho ancora capito come si fa dal telefono, di invitare chi è che vince il Rasta Quiz in live. Poi faremo anche gara donation. Chi è che la sera prima sarà quello che mi darà più una mano sul canale, verrà invitato il giorno dopo. Questo è quanto. Voglio fare le live con due persone. Ottimo, direi. Ottimo. Allora, bufera, veramente, ha ragione lo zoccolo. Tutti insieme per Antonio Conte. Ma io ho tutta l'impressione che questi qua, delle nostre bestemmie, non gliene frega un cazzo. Delle nostre paranoie, che sono paranoie giustissime, dei nostri punti di domanda, dei nostri dubbi, delle nostre frustrazioni, dei nostri dolori, dei nostri fegati spappolati, a questi non gliene frega un cazzo. Conte, vedrete che non arriverà. O meno che veramente succede, non lo so, un miracolo, ma vedete, questo qua non lo vogliono. Questo qua non lo vogliono, e più di una gente comunque che va in televisione ha detto, che di giornalisti, ma che vanno in televisione quelli che contano, hanno detto: guardate che ci risulta che il Milan vuole, Conte vuole il Milan, ma è proprio il Milan che non lo vuole, perché è un personaggio che è scomodo. Conte è scomodo, perché è uno che comunque, se non riprendi quello che si dice, le cose vanno male, vai sulla stampa e ti distrugge. Non gliene frega un cazzo delle apparenze, se devi dire una cosa, Conte, ti demolisce. Indi per cui, dove andate a far colazione? Sì, ma... Ma dove andate? Qua da Luca? Sì, Ok, babbo, ci vediamo dopo, raga. Ciao ragazzi, ciao ciao belli, ciao ciao. Allora, stavo dicendo, ci sentiamo dopo per le chiavi, mica chiavi, Massimo te le lascio qua sotto col posto che ti ho detto, se non dovessi esserci. Babbo, ciao. Allora, casa del Grande Fratello qua, ragazzi, casa del Grande Fratello. Comunque, allora, dato la situazione del cazzo, data la situazione del cazzo per sto minchia di allenatore, ieri sono andato, visto che non l'avete chiesto in tanti, sono andato un po' a informarmi, a vedere un po' di Elias, a vedermi un po' di cose, interviste, mica interviste e cose. Io sinceramente rivoluzionerei prima cosa il modo di giocare. E cosa significa rivoluzionare il modo di giocare? Significa che puoi passare a tre. Se arriva un allenatore che gioca a 3, se no io comunque mi tengo il mio 4, perché io sono amante della difesa 4. Se non arriva lui, io cambio completamente. Io tornerei al vecchio 4-4-2 con due attaccanti. Con due attaccanti, vi spiego anche perché. Prima cosa, perché voglio vedere più azioni offensive. Ok. Voglio vedere più ripartenze con due attaccanti che attacchiamo con più uomini, prima cosa. Seconda cosa, non voglio vedere gente che passeggia. Seconda cosa, voglio due attaccanti che sappiano tirare da fuori area e che abbiano il coraggio di prendere e puntare l'uomo che vengano incontro. Non voglio soltanto, come gioca Conte, un attaccante che viene incontro e l'altro che va in profondità non gli fa rispondere. No, voglio tutti e due che sappiano fare la stessa cosa. Perfetto, chi è che, cos'è, com'è che potremmo arrivare a questi due attaccanti che voglio io? La cessione di Leao? A sto punto ti dico io di sì. A sto punto ti dico io di sì, con un bel 4-4-2 ben corporato, con Pulisic che passerebbe a destra o a sinistra a seconda di come cazzo vuoi giocare nel centrocampo a 4, che lo può fare tranquillamente. Vai a prendere un laterale che comunque sa anche tornare, Pulisic sa anche tornare. E davanti voglio due nomi. Zirkzee, che se va all'Inter divento matto. Ve lo dico subito, se Zirkzee va all'Inter divento matto e non è difficile che vada. Conoscendo Marotta, che non c'ha soldi, non so perché Frattesi non l'hanno ancora pagato, non so come cazzo fanno. Frattesi non l'hanno ancora pagato, però sono cazzi loro, i giocatori ce li hanno. Il Mossa solo è anche andato in B, figuriamoci.
Fratesi non ha ancora pagato. Cioè l'ha comprato perché loro comunque. Quindi non c'entra un cazzo che sia suonato in B. Perché mi pare che proprio l'ha comprato, non l'ha prendato col diritto. Poi. No, no, l'ha proprio comprato. Marotta è un mago a fare queste cose, non so come cazzo fa. Marotta comunque gli dicono sempre di sì, anche perché lui, boh, ti butta giù 4-5 giorni, te li promette, te li dà. Ha una buona reputazione con tutte le squadre perché le promesse le mantiene. Ragazzi, la verità è questa. Comunque, davanti a Zirze e andiamo a prendere Jorgsen, o come cazzo si chiama. Mi sono informato, classe 98, nato il 4 giugno, gemelli, segno come me, di Stoccolma con origini ungheresi. Ho visto la partita dell'altro giorno. Vinceva il Porto, facendo anche un gran bel calcio. Adesso sono a 5 punti di differenza Sporting e Porto. Partita stradominata per un'ora che il Porto ha dato calcio spettacolo, perché l'ho vista a spezzoni. A un certo punto Gjørsen, che è entrato che non stava neanche bene, fra l'altro 26 gol in campionato quest'anno, 26 gol, 39 stagionali fra coppe e tutto, 39 gol, una macchina da gol, forte di testa, uomo d'area, tiro da fuori, una potenza fisica allucinante, ha tipo un 85, un 86, una bestia. Nel pieno della carriera, 26 anni, proprio nel pieno della carriera, della maturità. Non mi servono troppi giovani che ancora devono crescere, no, mi servono giocatori nel pieno della maturità. Zirze è nel pieno già quasi della maturità, perché ha 22 anni, ma sembra che gioca a calcio che insegna a giocare a pallone, come ti mette i palloni dentro e tutto. Questi due attaccanti, se mi dici, Leao, arriva un'offerta da quel cazzo di Parigini a 120 milioni, ti dico sì, però quei soldi me li devi reinvestire, cardinale del cazzo. Ibra, quei soldi li devi dire che vanno reinvestiti, non che se li mettono in saccoccia. Se è così, sono disposto a cambiare modo di giocare. E con chi cambio modo di giocare? Un nome per la panchina che a me piace tantissimo, se proprio vi siete fissati con suo straniero al posto di prendere Lope Merda. Prendiamo Sergio Lo Sao, o non lo Sao, che meraviglia questo Sergio Conceição. Tra l'altro, telefonista l'altro giorno nella partita ha detto: ragazzi, Conceição non è certa la sua permanenza, perché ragazzi, se Conceição, anche se interista, gli arriva una chiamata dal Milan, Conceição fa già bacio, già i bagagli in mano. E attenzione, e del Porto, non mi ricordo il nome adesso, perché tornate in proprio, non si può tenere tutto dalla vita, sapete già che non mi faccio fatica. Ma ne ha dentro due o tre che sono veramente, veramente bravi. È entrato, stavo dicendo, Gjørgsen all'87esimo, no, è entrato nel secondo tempo che non stava neanche bene, ha fatto due gol in 30 secondi, uno un gran cazzo di gol di testa, e l'altro, vabbè, ha appoggiato la palla in rete, ma si è fatto dopo 30 secondi che ce l'ha segnato. 2-1, poi la strameritata, dominata dal Porto, che al posto di andare a 5, adesso sono a 5 punti, se finiva come doveva finire, il campionato era aperto, manca 3 partite, perché era 2 punti il Porto, si è giocato lo scudetto. Eh sì, era 2 punti il Porto, era 2 punti, invece adesso 5 punti, lo Sporting praticamente si è laureato quasi campione. Quindi arriverebbe da campione in Portogallo, avrebbe già la pancia piena in Portogallo, potrebbe arrivare una chiamata, vale 60 milioni, potrebbe partire via tranquillamente, quei soldi di Leao li prendi per due attaccanti, cambi modo di giocare, naturalmente poi servirebbe un'ala. Servirebbe comunque un'ala, a meno che non giochi col 4-3-1-2, altro modulo mi è tanto gradito, che sposti Pulisic dietro la punta, non devi neanche prendere aree, anzi mi piace ancora di più così, 4-3-1-2 con Pulisic che rientra comunque con due attaccanti, come piaceva a me quando giocavamo col Milan di Ancelotti, eravamo sbilanciati ma correvano tutti, perché con Milan di Ancelotti potevi giocare anche col 4-1-4-2, perché c'è dietro 4 difensori che ragazzi, cioè non c'è neanche l'ombra, con tutto rispetto per Tomori che è l'unico che potenzialmente può essere un'ombra, diciamo, di quello che avevamo ai tempi. Comunque, ancora, guarda, cambio di nuovo, qua non ci avevo pensato, 4-3-1-2 con un centrocampisti, due interditori forti come Fofana, vanno fatti si acquisti signori. 6 acquisti, vanno fatti si acquisti, addirittura col 4-3-1-2 io metterei davanti a difesa di lì, lo proverei, perché per me è un perno, può diventare un perno alla Piero, se c'è giocatore che si muove, se c'è verticalizzazioni da fare, se c'è tutta questa cosa qua. C'ha tutto comunque un lavoro dietro. Naturalmente lui deve giocare a due tocchi, si sa. È la vita che lo diciamo, speriamo che finalmente l'abbia capito. Quindi un bel 4-3-1-2. E un'altra cosa. Due centrocampisti, un difensore mancino forte, un terzino forte, servono 6 persone. Non è come dice Pellegatti, di 3 persone, servono 6. Sei perché bisogna, Florenzi, Calabria, Kier, quella gente lì va smantellata via.
Subito, via, 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 subito. Vuoi sacrificare anche Benasser? Sacrifichiamo anche Benasser. Cioè abbiamo 160 milioni sul piatto. Vanno sfruttati bene questi soldi. Tra l'altro, Zirkzee lo paghi 50 perché c'è anche Benasser, sarà Maker. Quindi lo puoi pagare 50. 110 c'hai ancora per prendere. C'hai ancora 50 milioni fuori per andare a prendere un difensore e un centrocampista. Punto. Non voglio sentire parlare neanche di Guarassi, cos'è. Se vendi Leao, vuoi sacrificare uno, tieniti il portiere forte dietro perché cambierà lo staff atletico. Ti tieni il portiere forte dietro. Ti tieni il portiere forte dietro. Ok, non me ne frega un cazzo. E vai a rimostire tutti i reparti come si deve. Riders gli farei fare l'interno. Gli farei fare l'interno. Love to Chicks la giocherà con Pulisic per le tre, quindi abbiamo tutti i doppi ruoli, abbiamo, perché l'anno prossimo la Superlega c'è ancora più partite e io ci voglio entrare nella Superlega come si deve, se facciamo sei acquisti, se no siamo non siamo tutto tranne che una butta di ferro. Rientrerà anche Calulu che può fare il terzino per un altro terzino va preso e Terracciano va valorizzato e magari anche un Parisi come dice Teo, così siamo coperti in tutti i reparti, così saremo coperti in tutti i reparti. Non prendi il terzino destro che c'è lì Calulu e cose, prendi un difensore centrale, va benissimo. Prendi Parisi però come terzino sinistro, come fare da tarte alcune volte, che va benissimo. Sei acquisti, questo qua è stato un Milan che lontano già dal secondo anno può competere con l'Inter, con un allenatore come Sergio Conceição che ha due palle sotto grosse così, e deve vedere che sceneggiata che ha fatto quando ha preso il gol del 2-2. Partita dominata, hanno preso sto cross qua che questo ha fatto un gran cazzo di gol di testa. E poi una palla persa, hanno rimesso la palla a centrocampo, loro la perdono dietro, proprio un abbaglio colossale, in quei 30 secondi hanno preso due gol. Il calcio è bello perché è anche così. Benissimo, signori miei. Detto questo, ditemi il pomeriggio, ditemi qua sotto quello che pensate di Conceição, se prendete Conceição, visto che non conta, almeno Conceição. E questa qua è il mio pensiero di oggi, mi sono svegliato bello, bello incazzuso, ieri comunque mi sono un attimino andato a vedere un po' di cose, anche per essere più preparato con voi. Stasera facciamo un Rasta Quiz, chi vince viene in live con me, chi dona più si vince, Rasta Quiz telefonata, chi dona di più viene in live con me. Ciao a tutti, un bacio, un abbraccio, vi voglio bene, ciao!